Pescara con Fiorillo tra i pali, Zampano e Rossi sulle corsie esterne, Salamone e Fornasier confermati al centro, in mediana c'è Brugman al posto di Selasi al fianco di Memusciai e poi Politano, Bjarnason e la sorpresa Caprari al posto di Pasquato, davanti torna dal primo minuto Federico Melchiorri. Risponde il Bologna con un 4-3-1-2 con Maietta e Economo in mezzo, con Morleo preferito a Masina, con Ceccarelli a destra, Büchel, Matusalem e Casarini in mediana, Laribi dietro le due punte che sono Sansone e Mancosu, quest'ultimo preferito sia a Cacia sia ad Acquafresca, ma Acquafresca non era in buone condizioni. La partita dunque ha inizio, c'è questa chance subito per il Bologna al sesto con Laribi che riceve da Mancosu ma spara alto. Subito dopo c'è la prima ghiotta opportunità per il Pescara con Melchiorri che elude l'offside, resiste a una carica, cerca il pallonetto ma l'uscita di Da Costa è tempestiva e riesce a respingere. Qui rivediamo l'uscita di Da Costa, davvero provvidenziale per il Bologna. E qui le recriminazioni del Pescara, ne abbiamo tanto parlato, abbiamo già visto le immagini in precedenza, il fallo di mano netto, nettissimo di Federico Casarini. Viene negato un calcio di rigore al Pescara. Il Bologna si fa vedere con questa azione che porta al tiro l'ex lancianese Marcel Büchel, facile però la presa di Fiorillo. Poi il Pescara con questa grande serpentina di Gianluca Caprari che va via, poi con il sinistro spara alto, complice anche un rimpallo fasullo, difficile peraltro servire al centro Melchiorri. Contropiede del Bologna con il solito Laribi, bloccato in due tempi da Fiorillo, poi il Pescara ancora alla fine del primo tempo, triangolo tra Politano e Zampano, cross di Zampano anticipato di un soffio Melchiorri da Marios Oikonomou, il greco provvidenziale appunto. Questa scivolata, palla in angolo, siamo nella ripresa, Gavillucci di Latina fischia il ripristino dell'ostilità ma subito esce dal campo Matusalem infortunato o comunque acciaccato, al suo posto Bessa che avrà un buon impatto sulla partita. Lancio lungo, spesso il Bologna si è affidato ai lanci lunghi per Mancosu che qui va via, Fornasier che comunque torna su di lui e gli devia la conclusione. Sugli sviluppi del corner ecco qui la scarpata di Melchiorri involontaria nei confronti del compagno di squadra Salamon che a causa di questo impatto perderà del sangue, non sarà possibile suturare al meglio l'arcata sopraccigliare colpita e lacerata e allora dovrà lasciare il campo a Pucino. Bologna ancora pericoloso con Laribi, sono momenti di riassestamento per il Pescara. Pasquato era entrato in campo anche lui dopo l'ingresso di Pucino e offre questo gran pallone a Melchiorri, palo pieno di testa, ancora Pasquato, qui però va lui direttamente in porta, palla che sfiora l'incrocio dei pali, vola Da Costa ma poco avrebbe potuto se la palla fosse finita nello specchio della porta. Qui si ferma la difesa del Pescara, in posizione regolare Mancosu che arriva davanti a Fiorillo, posizione defilata, Fiorillo però copre bene il proprio palo e quindi salva il Pescara. Poi le proteste del Bologna sul destro di Laribi, respinto con un braccio da Pucino. E qui siamo nella parte finale del confronto, siamo al fischio finale di Gavillucci di Latina, finisce 0-0, verdetto rinviato a Bologna, il Pescara deve vincere se vuole andare in Serie A.